fisicamente, poi non è riuscito a tenerlo. Molto importante questo 7 metri da parte di Turković. Turković contro San Paolo. Parato. Para. San Paolo para. Può andare Bressan in avanti. Primo rigore sbagliato da Turković dopo 6. Sì. Proprio è poco stata fa. Una molto molto importante questa parata dello spettatore. Eh sì, poco fa proprio il riferimento a San Paolo. Ha portato bene al portiere trentino. Qui Paolo Silva. Attenzione perché siamo sempre 21-21. Il cronometro però scorre via veloce, lo vedete. Con l'attacco del Bressan, Paolo Silva, Kiste dal lago, momenti importantissimi della gara, di questa gara di andata per accedere alla finale del scudetto. Dal lago, questo è un gran gol, una rete dal cilindro qui, voluto, fisicamente è andato dentro, eccolo qua. Bella la situazione. È andato via Radovcic, sì. E poi ha sorpreso Jurina sul suo palo, primo più palo. 1 per Bressano, meno di 3 minuti alla fine. L'attacco dei campioni d'Italia con Sporcic, Turković, Widman. Va alla conclusione. San Paolo. In tutti i sensi, San Paolo. Rigore parato, adesso un gran tiro parato su Widman. Due parate che possono determinare anche il risultato finale, perché mancano 2 minuti e mezzo più 1 Bressano, che ha la possibilità di andare al più 2. Dumnic si agita in panchina, non lo potrebbe fermare nessuno in questo no, momento. Sicuramente sarà senza voce. Chiese dall'altra parte, anche Fusina in piedi a seguire la sua squadra. E questo sfondamento chiamato a Chiste. Riparte Bolzano, più 1 per Bressano, meno di 2 minuti. Sporcic, lo sfondamento c'era, però mi sembra che Pirker aveva messo un piede dentro l'area, sono in dubbia. Sporcic, Sporcic, Turković, questa volta è Di Maggio che ha la possibilità di Maggio andare a chiudere, se ne va. Questa volta vedi, non sbaglia. La gioia del Pallavis, più 2 per Bressano. Dopo le 4 segnature del primo tempo, prima rete di Di Maggio nel secondo tempo, ma potrebbe essere quella più importante che porta sul più 2 il Bressano a 1:20 alla fine della partita. Rivediamo l'azione di Di Maggio, molto bravo qui, non ha sbagliato in volo libero e poi ha sbattuto la testa per terra, come ci ha chiaramente fatto vedere Francesco Portinari con questa riproposizione della sua azione. Però sembra adesso tutto a posto, si è rialzato. Sono sempre insomma dei colpi pericolosi quando si parla della testa. Widman, attenzione qui, Pirker dentro per Sporcic, adesso Pivo. 55 secondi alla fine della partita e adesso deve accelerare un po' i tempi Widman. Niente da fare, la palla è di Bressano che può trovare ancora una rete in vista della gara di ritorno. Dal lago se la vuole giocare fino alla fine. Kiste, time out. Dumnic chiama il time out. Dumnic, qui sentiremo entrambe le panchine, cominciando da Dumnic. Bressano, come fare a fare un fallo, con calma ragazzi, con calma, facciamo un giro con calma. Facciamo di nuovo Walter per Alessandrini. Ale, vai proprio tra primo e secondo. Da lago. Per favore, qui ce l'hai, uno contro uno. Deciso, puoi entrare, non cercare passaggio. O subisci fallo o cerca di rigore. A rigore. Se fallo lì, con calma, Paolo si sposta qui. E se fallo è qui, Paolo si sposta qui, se Radovcic qui.
devi attaccare forte Alessandrini qui o scala qui. Franco vuole provare a mettere il sigillo su questa partita aumentando il vantaggio con la combinazione, soprattutto si è raccomandato con Dallago per cercare non l'assist ma la conclusione. È festa intanto qui alla rissa, perché comunque arriva, è difficile perdere, sì, arriva comunque una vittoria, certo non con grande vantaggio, però naturalmente importante comunque vincere. Dallago peccato per lui. Quindi ancora la possibilità di attaccare la rete per ridurre lo svantaggio Bolzano. Ancora 6 secondi. Sporcic e Turković che ci prova, va alla conclusione, tiro di punizione, la sirena, ci sarà il tiro franco qui 23-21. Dunque si chiuderà con questo tiro franco per Bolzano, piazza la barriera San Paolo, tutti Sporcic in piedi a seguire questa ultima possibilità per i campioni d'Italia di ridurre lo svantaggio in vista della gara di ritorno. Su questo tiro ci si chiuderà definitivamente la partita. Sporcic, va lui e finisce con la vittoria di Pressano 23-21. Franco Chionchio, veloce, bellissima partita. Pressano a un certo punto sembrava morta con un paio di parate di San Paolo, ha rimesso in sesto, due gol di vantaggio, ancora tutto da decidere perché a Bolzano partita difficilissima per il Pressano, però merito al Pressano che ha rimediato una ottima vittoria sui campioni d'Italia. Dunque sì, tra due sabati si deciderà chi tra le due andrà in finale a Pallacastai nella gara di ritorno. Sabato invece l'altra semifinale di andata a Rubiera, Terraquila, Carpi, Junior Fasano. Noi saremo in diretta giovedì prossimo 19:30 Rai Sport 1 per la gara tra la Junior Fasano e Terraquila Carpi. Grazie naturalmente alla squadra tecnica, Francesca Portinari che ha guidato il tutto dalla regia, grazie a Franco Chionchio, grazie a te e a voi tutti. È tutto dunque qui dal Palavis, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Allora, mi sentite? Mi senti, Francesco? Io registro un attimo l'intervista, poi scrivo per il pezzo che dobbiamo dare anche a... Dobbiamo dare il pezzo anche a Trento. Io ti do il numero di Trento, se te lo prendi un attimo, Francesco. Sì. Quando poi li riversiamo, chiamiamo questo numero. (0461) 90 53 85, questo è il numero della sede regionale, gli mandiamo lo stesso pezzo che mandiamo a Roma. E adesso registro un attimo l'intervista